Ti voglio fare il passo avanti, tu l'hai già accennato poco fa, il Partito Democratico insieme alla Lega di Salvini, siccome tu sei stato molto duro, no? Hai scritto che il PD dovrebbe chiedere scusa a Salvini visto che evidentemente non c'è più il pericolo fascista. Però il PD dice che è la Lega che è venuta sulle sue posizioni, ma è Salvini che è diventato filo europeista, non dovrebbe fidarsi? Allora, io penso che va bene tutto, per carità, l'emergenza, l'unità nazionale, il bene pubblico, però insomma non possiamo far digerire a chi ci ascolta, ai cittadini, l'indigeribile. Insomma, fino all'altro ieri, appunto, il Partito Democratico, in maniera molto fondata anche, perché ricordiamo la politica dell'immigrazione di Salvini, lo definiva appunto, come dicevo prima, un pericolo per la democrazia. Non parliamo dei giudizi degli intellettuali di area, ma lasciamo perdere. Io però, a parte questo, vorrei affrontare un punto. Proprio da te, pochi giorni fa, Salvini ha detto, a proposito del recovery plan, che lui prenderebbe la parte a fondo perduto, no? Mentre sì, rifiuterebbe il prestito, vero? Allora, se così, siccome sono passati 10 giorni, no, 7 giorni, neanche, è vero che Salvini cambia, è mutevole, diciamo così, cambia rapidamente opinione, però nel momento in cui la Lega e il Partito Democratico entreranno in questo governo, io sono curioso di sapere se questa idea balzana, abbastanza anche così, non voglio dire altro, e Salvini continuerà a perseguirla, perché altrimenti, torniamo al punto di partenza, ma Draghi ha bisogno di contributi sulle cose, ha bisogno di idee, ha bisogno di osservazioni anche critiche intelligenti. Ma come può gestire questa Macedonia mista in cui uno dice il contrario, oggi dice il contrario di quello che diceva ieri? Però scusi, posso dire una cosa? Sì. Ma questa è la storia di questa legislatura. Cioè quei decreti a cui fa riferimento Padellaro sono stati fatti con il Presidente del Consiglio Conte nel governo con i 5 Stelle. Allora pure i 5 Stelle sono indigeribili? E poi è stato raccontato da quel Presidente del Consiglio che si è tenuto per un anno quei decreti che prima erano antidemocratici e poi se li sono tenuti per un anno andava bene, era il punto di riferimento dei riformisti. Cioè questa è una legislatura impazzita anche lei si è fatto eleggere col PD e poi è uscito, ha fatto il suo partito. Io, Leo, se volete ripeto questo argomento ad libitum. No, no. Io no, lo ripeto perché è una questione di onore personale. Io mi sono fatto eleggere col PD, con tutto il PD che all'unanimità diceva se cade il governo ci sono solo le elezioni. Così ho raccontato a coloro che mi hanno votato con 280.000 preferenze e per mantenere l'assoluta coerenza, pur essendo uscito dal PD, in Europa sono rimasto nel gruppo PD Siamo Europei, così si chiama, nel gruppo socialdemocratico, tale per cui anche ci fosse il vincolo di mandato, scusi finisco, io non sarei tenuto alle dimissioni. Dopodiché quello che le dico, è chiaro che questi hanno tutti un tema di convenienza e non di convinzione, perché semplicemente hanno dimostrato di non averle le convinzioni. Allora speriamo che in questa mancanza di convinzioni, questa volta, e questa convenienza, diventi una convenienza anche per il Paese. Allora, Antonio Padellaro rapido, poi Silvia Borrelli. No, rapidissimo, io non voglio difendere l'indifendibile e se, come dice Calenda, il governo Conte si è contraddetto, per carità, ha ragione Calenda. Io però vorrei, approfitto dell'occasione, per chiedere a Calenda se può ringraziare Giuseppe Conte per aver ottenuto i 209 miliardi dall'Europa, perché sembra che li abbia portati la cicogna Calenda. Dica una parola, magari apprezzi questo tentativo da parte di Conte. Il recovery fund deriva da un'iniziativa presa dalla Merkel e da Macron con una lettera in cui hanno scritto che ci voleva appunto il recovery fund. Questa narrazione che noi ci facciamo, per cui Conte è andato e ha avuto 209 miliardi di euro, è una narrazione priva di alcun fondamento. Io ho ringraziato Conte per altre cose. Ma che cose. Sta dicendo? Scusi, Calenda, cosa dice? No, va bene, ok, cosa dico? Ma non cosa voglio, dice? Stasera sono zen, non litigo con nessuno. Quello anch'io che ho riconosciuto delle cose a Conte, per esempio quando Conte ha fatto il lockdown, il primo lockdown nei tempi giusti,
ho subito detto, io non commento come tutti gli altri le decisioni prese dal presidente Conte, ma, tutti i politici hanno fatto tutto il contrario di tutto. No, va bene, e dopo nel giro di 4 giorni hanno tutti capito che o si faceva tanto, così, se lo ricorda Salvini senza la mascherina. Certo, allora. Silvia Borrelli, allora... Riapriamo